Salve a tutti ragazzi, bentornati finalmente, che in realtà per voi non so ovviamente se sarà passata una settimana come al solito, ma per noi anni. Come al solito sì. È finalmente. È finalmente, sì. Sono passati un paio di mesi, credo, un mesetto. No, mese. Dal mio compleanno un paio di mesi. Quindi un paio di mesi quasi. Tra l'altro, ragazzi, che strano averlo finto il mio compleanno. È vero, è un ottimo regalo. No, sì. Non nuova spedizione, non tazza. No, sto scherzando, cioè sto muovendo un po' a allora, casa. C'è anche con noi Pippo. Ciao, che sono qua. In realtà purtroppo non conosce il gioco, non ha seguito la storia con noi, ma era comunque curioso di guardare il gioco, di capire un pochino come potesse funzionare, quindi ci accompagnerà anche se purtroppo ci sarà un po' impossibile spiegargli esattamente tutto perché... Se no, cioè, il DLC dura 8-9 ore, noi vorremmo finirlo ipoteticamente entro domani e è un po' difficile in caso. Allora, Pippo, io ti do solo una breve informazione. Sì. Questo gioco è stato incredibile. Tipo, il miglior gioco che io abbia mai giocato. Non sto scherzando. Ma gioco con lore? No, gioco con lore. Se tu mi chiedi gioco senza lore, ti dico Crash Bandicoot per me. Però gioco con lore, quindi con una lore da seguire, stare attenti e tutto quanto, assolutamente invincibile. Ok. Ha delle meccaniche uniche, incredibili. E quindi questo DLC, secondo molti, è addirittura un Outer Wilds 2, per alcuni è meglio del gioco originale addirittura. Per alcuni è semplicemente comunque incredibile, ad altri il fatto che cambi così tanto, e poi ora vedrai, ad alcuni non dico che non è piaciuto, però ovviamente altri dicono no, è meglio il primo, perché il primo aveva determinate caratteristiche che questo DLC non ha, perché io te lo avevo già accennato. Preparati a una roba completamente diversa da tutto quello che hai pensato fino ad ora. Anche perché io mi sono beccato un solo spoiler visivo, ti ricordi? Che neanche ti ricordi però, penso. No, mi ricordo solo una certa ruota. Cosa molto grande. Ok, esatto. Va bene, ma ti garantisco che l'impatto penso ce l'avrai. Che comunque sia una roba... Unica cosa che ti devo dire, perché ti compare all'inizio quando apri il menu, quando attivi Echoes of the Eye, che è il nome del DLC. Come si chiama, scusa? Echoes of the Eye. Sì, scusa. Allora, ti compare un avviso che ti dice: hanno aperto una nuova mostra all'interno dell'osservatorio. Ok. Quindi la nuova mostra è l'indizio per andare dove devi andare. La parte più bella è già finita, ovvero il menu con la canzone. Bellissima. La canzone non ha senso di esistere. È una cosa stupenda. Allora, siamo già qui, perfetto. E quindi, ma a me non esce scritto che hanno aperto una nuova mostra. È perché tu hai sempre giocato con il DLC attivo. Ah vabbè, allora easy. Ecco perché te l'ho detto. Quindi io l'avrò già visto anche. In realtà no, ed è quella la cosa. Ti garantisco che quando vedrai il DLC dirai: come è possibile, è sempre su tutto su, com'è possibile che io non l'abbia visto? Non lo vedi. Finché non lo sai non lo vedi. Sinistra. Ecco, poi io ragazzi ho deciso che inventerò questo nuovo mestiere che è proprio maestro di Outer Wilds, sì. Nel senso che lo sto facendo giocare a 3 persone diverse, l'ho platinato, praticamente io sto iniziando a conoscere qualsiasi cosa in questo gioco. Sono veramente un professore, non so. Tra l'altro... Massimo esperto. Raga, voi non sapete quanto è divertente. Io ultimamente destra. La sera sto giocando con Pippo, poi quando viene lui gioco con lui. Sto riscoprendo il giocare con gli amici, è bellissimo. Che è una cosa che ho sempre fatto fino agli 8-9 anni, che poi ho perso completamente con Pokémon. Dopo Pokémon dopo l'argento, solo il silver. Allora, ti aiuterò un po' per arrivare al DLC, perché può Nessun essere problema. Che magari... Tanto il nostro obiettivo è arrivare, cioè è entrare nel in questo cacchio di DLC. Allora, ciao, Strawberry. Qui? Sì, vedi, New Exhibit. Ah, sì. Che se ti ricordi... Pure questa fa parte? Sì, sì, sì. Che se ti ricordi ore e ore fa ti avevo detto, tranquillo, questo non lo guardare. Ok. Allora. Uno, i dos. Per ora vedo solamente il sistema solare questa cos'è? È una di quelle casette che stanno su Cuore Legnoso. Ah, ok. Che ti avevo detto anche sempre ai tempi, guarda, non c'entrare perché serve per i greci.
La torre radio di Cuore Legnoso è stata costruita per ricevere le trasmissioni inviate dal nostro satellite dello spazio profondo e a tutt'oggi conserva le prime foto mai scattate all'intero sistema solare. È stato possibile scattare queste foto grazie alla particolare orbita seguita dal satellite, che muovendosi verticalmente rispetto al piano del sistema solare può catturare immagini con una prospettiva dall'alto e dal basso rispetto al piano. Quindi è questo, immagino. Sì. Okay. Te lo ricordi che in realtà l'avevi anche già visto. Lo abbiamo visto, esatto. Lo avevamo visto, bravo. Grazie a un recente aggiornamento, il satellite dello spazio profondo ora è in grado di generare in tempo reale una mappa del sistema solare utilizzata da tutti i nuovi... Esatto, è la mia mappa. Basta. Va bene. Allora vuol dire che, se tanto mi dà tanto, questo è un posto da cui iniziare le nostre ricerche. Esatto, prendiamo la nave e andiamo lì. Va benissimo, nessun problema. Dove tutto il resto è rimasto qua. No, di là. Ah, è vero. Allora, io non so poi tu, Pippo, quanto ti ricordi, mentre lui arriva alla nave e tutto. Poi ricordi che c'è lo shortcut, non devi rifare tutto quanto il giro, da qui vai direttamente alla torre. Sì, sì, sì. No, non ti buttare. No, stavo valutando. Ma puoi finire nell'acqua e ti... Se finisci nell'acqua attutisce. Ah, ok. Attutisce, però non è detto, dipende da... Eccolo. Tranquillo, tutto calcolato. Allora, tra l'altro, Pippo, ti racconti intanto queste cose che magari o ti ricordi o non ti ricordi, ma è per parlare. Come fa a ricordarsene? Allora, c'è stato il video, si ricordava. Sì, il video quello lì l'avevo fatto. Ah, è vero, è vero. Allora, questo mondo è completamente fisico. Tutto quello che vedi non è scriptato in alcun modo. Orbite, nuclei, gravità, eventi sono in realtà questa è una simulazione di un sistema solare. In realtà, all'interno del gioco c'è un solo caricamento, che è quello che vedi all'inizio. Poi parte una simulazione, che in realtà è il motivo per cui questo è un motore di gioco che gli sviluppatori hanno dovuto creare da zero. Hanno creato una... Perché hanno dovuto integrare tutte le leggi dell'astrofisica all'interno di questo motore di gioco. Ma dove sto andando? Ah, già, è vero. Vabbè, posso cercare. Quindi tutto quello che vedrai non è scriptato. Madonna. Cioè, sono effettivamente delle leggi che quindi a loro modo funzionano. Cioè, per esempio, quella lì è la luna della Terra. Sì. Ora io non so quante nozioni di fisica hai, ma quella luna non è che c'è uno script che gli dice gira attorno alla Terra. Sì, sì, sì. C'è la forza gravitazionale della Terra che la fa girare. E nel museo... Cioè, ma tu volendo puoi atterrare qua in mezzo al cazzo di nulla e andare in giro per il cazzo di nulla. Ah, okay. Il gioco in realtà è fatto così, all'inizio è confusionario. Il bello è che, proprio che prendi e vai nell'universo, bro. Esatto. È incredibile. Ora poi, io mi sto tenendo qui sul Cuore Legnoso perché dove devo cercare... Dobbiamo trovare questa torre, ma... poi dopo vedrai l'universo. Tra l'altro io lo so già, adesso ci metterò una cazzo di vita per trovarla. Vabbè, ma ci sta. Quanto è grande questa isola? In realtà i pianeti non sono così grandi. Eccola là. I pianeti non sono così grandi, ovviamente. Forse l'unico tanto grande è Vuoto Fragile, ma è anche vero che c'è metà gioco. Sì. Vuoto Fragile è veramente lunghino. Eccolo mio padre che ci dà fastidio mentre... Sì. Ok, allora, io ti dico, entra, mia. Ti basta banalmente... La luna quantica? La luna quantica. Mio padre. Ti basta banalmente che entri dentro. No, non lo faccio però, vabbè. Niente, non ti preoccupare più. Ma... Che tra l'altro una cosa che a cui adesso prima stavo pensando. Aspetta un attimo che... Ah, tra l'altro bro, guarda la luna quantica, è lei? Sì, è lei, lei. Che tra l'altro non è scompare, ecco qua. Perché scompare? Questo è tipo uno dei due misteri più grandi di tutto il gioco. Tre. Ok. Mi sto prima guardando intorno, ragazzi. Sì, sì. Va bene. Bro, lo conosci questo gioco, nessun problema. Sì. Ok. Via. Sembra una torre di Far Cry, adesso vado su e sblocco. Parto un'animazione. Sì, allora. Sì. Sì, che ti fa vedere i luoghi. Vabbè, dai, ok, basta, abbiamo giocato tutto Far Cry 3. Satellite, angolo 248. Sì. Però ora mi sembra ok, nel senso... Sì. Ci sta. È roba... Ah, questa è roba che posso riconoscere in qualche modo. Mm-hmm. Mi sembrerebbe... Tipo la vista dall'alto, sicuramente dal basso. Qui, forse questo è Cuore Legnoso? No, mi sa che è Gemello. Okay. No, sì, è Cuore Legnoso, scusa. A posto, qui... Ah, bello che si vedono tutti, comunque. Sì, sì, figo. Sì. Ok, non mi sembra di vedere niente di strano all'angolazione tra 150 e a 40 gradi. Forse nemmeno, no? Niente. Questa cos'è? È la luna quantica? Hanno fatto la foto della luna quantica, no? Guarda qua. Quella è la luna quantica? Ah, l'hanno beccata tra l'altro. C'è qualcosa. Questa? Quella è la luna quantica.
Ah, è questa, quindi, che il dubbio è questo. Il dubbio è questo. È enorme. Il dubbio è questo ed è enorme. Satellite angolo 40 gradi. Maronna, mi sono cagato sotto. Vabbè, questo è un pirla. Questo è gabbro, tra l'altro. Sì, sì, se sì. Ti giri, adesso aspetta, tipo proprio dietro GS di te gabbro. Ci dovrebbe essere. Ah sì, ok, giù. Però aspetta, bellissima questa foto, sì, eh? Grande. Sì. Comunque questo è veramente strano, nel senso che se io non l'ho mai visto, mi viene il dubbio che... Vabbè, l'unica cosa che posso ipotizzare è che segua un po' il concetto della luna quantica, però... E azione! Sono passati 2 giorni dal lancio del satellite dello spazio profondo e finalmente è in arrivo il primo gruppo di foto. Si è messo a verbale che in questo giorno storico le esplorazioni Outer Wilds hanno... Ah! Sta stampando! Eccole che arrivano! Per tutte le stelle! Guarda che roba! Ecco vuoto fragile! Guarda qui! Guarda questa! È lanterna cava! Quella al fuoco, sì! Ed ecco profondo gigantesco e luna quantica, sono senza parole, davvero senza parole. In ognuna delle 3 immagini ogni singolo corpo celeste del nostro magnifico sistema solare appare spettacolare da ogni angolazione. E sono per giunta a colori, questa è arte, potrei restare a contemplare queste foto all'infinito. Cuore legnoso sembra piccolo visto da... Aspetta un momento, questo cos'è? E questo cos'è, Darimoccia? Ci deve essere un errore, voglio dire, non è possibile. Non so se sto interpretando correttamente la foto ed è molto strano che non compaia nelle altre, solo in questa. Ebbene, suppongo si sia trattato di un malfunzionamento dell'apparecchiatura. È l'unica spiegazione sensata. Contatterò Gabbro e gli chiederò di controllare l'obiettivo del satellite per vedere se presenta difetti. Quindi, a quanto pare, questo corpo, questa cosa che si vede strana... Detti, pare solo a 40 gradi del satellite. E si sono detti, che cacchio è? Vediamo se Gabbro sa che cos'è. Cioè, mandiamo Gabbro a vedere se è un malfunzionamento. Quindi io vado da Gabbro. Oppure dal satellite. Oppure? Oppure nel, vicino al satellite. Ah, vicino al satellite? Sì, è più bello. Decidi tu quanto consiglio qui? Vuoi in questo preciso istante. Che cazzo è qui? Dai, è un falò. Ma è quel falò? No, in realtà... Sembrerebbe proprio quel falò, però. Prova ad accendere. Prova, sai, no. Non ci ho mai pensato. È proprio quel falò, mi sa. No? Non no, c'era il no. Tavolo. Cioè, magari sì, Sì, forse è senza certi asset. Sì, può essere che è simbolico, ecco. Controllate almeno 1000 volte. Le immagini non sono ancora pronte per essere mandate in stampa alla torre radio. Beh, come si dice, se resti a fissare un satellite, non trasmetterai mai i suoi dati. Ah, è una battuta riservata a te, caro diario. È un modo di dire che ho inventato io. Beh. Un giorno mi metterò a studiare i meccanismi che inducono il tempo a rallentare fino a diventare denso e viscoso ogni volta che aspetto che accada qualcosa. Nel frattempo ho deciso di rivolgermi a Gabbro, espertissimo nell'ammazzare il tempo. Gabbro raccomanda quanto segue. I 3 infallibili consigli di Gabbro su come appisolarsi. Allestire un bel falò accogliente, mettersi comodi, fissare il fuoco che brucia e godersi il tepore, lasciare che il tempo scivoli via facendosi cullare dalle fiamme guizzanti fino a scivolare in un sonno tranquillo. Se Gabbro venisse a sapere che le sto scrivendo sul mio diario, forse penserebbe che finalmente ho ceduto, ma non accetto insolenze da un astronauta che continua deliberatamente a bruciare i suoi marshmallow. Va bene. Vogliamo andare da Gabbro quindi? Ah, vogliamo andare da Gabbro o al satellite? Decidi tu, era il tuo gioco. Satellite, vaffanculo. Bagno, sono abbastanza bravo. Al Gabrellite. Pronti. Al Gabrellite, sì. Ma più che altro, quanti minuti saranno passati? Almeno 5, 6. Allora, infatti, ti ripeto, vuoi che ti consiglio o no in questo momento? Vado a dormire. Bravo. Bellissimo, non c'è fine. Vuoi che ti consiglio oppure vai a dormire e vai al satellite? Ragazzi, lo sapete come ragioniamo io e Daniele. Quello che stavo dicendo io prima, era semplicemente il fatto che... Sai che questa cosa è lore? E sai che questa cosa, sì, non è casuale. È tutto quello che abbiamo fatto in questo... Sì, no, vedo. Tutto quello che abbiamo fatto. Dicevi? Ma nel senso che se lo sogna, cioè com'è che funziona? Che sì? Ha rivisto i suoi ricordi. Ok, quando dorme rivede i suoi ricordi. Esattamente. Ok. Dicevi? Sì, che io... Una cosa che non mi è mai piaciuto fare,
è ad esempio giocare con la musica attiva. Quando succede qualcosa, io l'ho sempre disattivata, mi sì. è stata sulle palle a me la musica. Però effettivamente tipo in quel momento quando stavi guardando quelle foto, non ci stava, cioè, dicevo sì. cazzo, è interessante perché io fai una bella io tengo panoramica. Tengo sempre in in come si chiama bro che minchia che ho che sempre giocato molto tantissimo a Minecraft, ok? Sì. E a me la musica di Minecraft è bellissima, è incredibile, è proprio bella. Emoziona. Se fai fatica a trovarlo puoi mettere il segnalino nella mappa. Io non ho mai... Se fai fatica a trovare il satellite puoi mettere il segnalino nella mappa. Sì, lo faccio. Non sì. l'ho mai no, tenuta, sì. l'ho sempre tolta. Perché era... Dicevi? Vai, papà. Ah, okay. Dimmi pure Pippo. Perché la musica di Minecraft è, secondo me, per com'è il gioco... è quasi triste, capito? La musica è quasi triste e non... E non, matcha... Secondo me, però è bellissima la musica, eh. Io adesso, se dovessi prendere... me lo comprerei anche il vinile di Minecraft per riascoltarmi tutte le musiche, ma mentre sono tranquillo e non sto giocando a Minecraft. Io mentre gioco a Minecraft voglio... No, beh, ci sta. Vuoi l'ambiente. Voglio l'ambiente, sentire i rumori attorno, costruire le casette, le musiche, le cose. Accompagnano moltissimo. Anche perché sono pensate per partire nei momenti adatti. Esatto. Devo dire che questo, per esempio, è un viaggio che senza musiche perde. Sì. Però... No, sono avvicinati giochi di più, che... avvicinati di più. Eh? Un pochino di più, avvicinati. Va bene. Cioè, secondo me, quanto sei... occhio ovviamente a non urtarlo perché sai cosa succede. Eccolo. Bro, pronto. Ho fatto una cazzata. Vediamo se l'hai fatto. No, l'hai schivato con un pelo che ha dell'invidiabile. Ricordati di fermare. Va bene, ok. No, non me frega un cazzo. Allora. Ok, avviciniamoci bene. In qualche modo ci arrivo. In qualche modo è sopravvivenza. Allora, ricordati che questo gioco riesce molto a farti sentire da solo, braccato, perché sei nello spazio. Signori. Ok, vai. Vai. Ricordati là, ricordati là. Ok. Ok, è vero. Ricordati che poi quando ti fermi davvero ti esce fuori anche velocità raggiunta, eh? Ok, vedi, c'è un'altra registrazione. E là ti indica i gradi. Vedi, 30 gradi. Ok. Qui, gabbro. Su richiesta della base di controllo sto eseguendo una verifica del satellite dello spazio profondo a causa di un possibile problema alle apparecchiature. Vedi scoglio corno? Sto lavorando anch'io. È quasi a 40. Sì, sì, infatti. Ti confesso che non mi dispiacerebbe essere un satellite. C'è una gran pace qua fuori. Tra le stelle che brillano in lontananza e la vellutata oscurità dello spazio. Scommetto che è l'ideale anche per Youn. Un bel sollellino. Ah, lo sbadiglio. Ma una volta che muoio superato. Giusto, devo controllare quelle lenti. D'accordo, piccolo satellite, vediamo qual è il problema. Base di controllo, qui sembra tutto in ordine. Le lenti non presentano polvere e graffi e non ci sono segni di scintille o esplosioni. Quindi immagino che si possa escludere un malfunzionamento delle apparecchiature. Sentito amico, a quanto pare sei in ottima forma. Continua così e buon lavoro qui fuori. Dicevi Pippo? No, e se devi guardare penso quello lì, nel senso... Sì. Perché se hai superato il 40 puoi ancora vederla quella cosa. È una bella domanda perché mi fai. Potrebbe essere di no. Ah no, eccola là. È la macchia nera là sotto. È vero. Ed è già andata, mi sa. È già andata. L'ho già persa. Già persa. Devo essere velocissimo. E tu renditi conto di una cosa. Guarda com'è scomparsa. Vedi, adesso non si vede più. L'avrei potuta vedere. Cioè io l'avrei potuta vedere ogni tanto. Tu hai avuto il DLC attivato per tutto il tuo gioco. E non l'ho mai vista. Non assurdo. L'hai mai vista. Non ci sei mai passato vicino. Ti rendi conto, Pippo? No. Adesso in realtà c'è ancora, cioè non è che è scomparsa. Sì, sì. Sta lì, sta facendo tipo un percorso che dovrebbe essere così. Non puoi vederlo, ma... Semplicemente è così. Beh, allora adesso io ti direi, medita, arriva lì, allora aspetta 40. Pronto. Puoi anche, guarda, se sei bravo ti dico come avevo fatto io, tu puoi anche piazzarti in un punto che da dentro alla nave riesci a vedere i gradi e il sole. Oppure arrivi con la nave, a un centinaio massimo di metri dal satellite. Ok. Appena vedi che si sta intravedendo qualcosa, corri verso la nave e corri contro. Ma tra quanto schiatta? Cioè, come che funziona? Allora, lui adesso in questo momento sta riavviando molto spesso. Sì, dura stai vedendo l'esplosione. Esatto, dura 22 minuti.
ogni 22 minuti il sole esplode. Il sole esplode. Ma sì, cioè, anche questo non è esplode così a caso, cioè, anche questa non è una roba di gameplay. Cioè, ma tu in questo momento se dormi il sole ha esploso mentre dormi. Sì, perché in realtà tu stai semplicemente dormendo. Cioè, tu ti sei addormentato, poi il sole esplode e tu riparti. Diciamo che esplode mentre stai dormendo. Ah, cioè il personaggio sa quello che è successo anche se teoricamente sì, è morto. Se lo ricorda, se lo ricorda. Se lo ricorda. No, di là. Okay. È sempre qua a destra. Pipì. Vai. Dove cazzo è? Perché non lo vedo? Non lo so, metti ah, no, il eccolo. Coso. Metti il. Qua è vicinissimo a. Cioè, sì, 7 km. Metti il cacchettino automatico, che sennò vedi ti stai anche. Come che era io non lo ricordo. Ah, ok. Io sto qua ancora 10 minuti che poi devo andare. 10 minuti? Bene. Ok. Però mi sa che forse. Però farà in tempo a vedere. Esatto. Sì, no, sono curioso di vedere quella cazzo di isola nera di merda. Vabbè. Poi la chiamo isola quando è un mondo, però bene. Ma. E tra l'altro io ce l'avevo un gioco che si ambientava nello spazio, è una stronzata, infatti non mi ha mai fatto impazzire come gioco. C'è chi gli piace un sacco, ma io ho sempre preferito, ripeto, la semplicità di Minecraft rispetto a quello. C'è, come si chiama? Astroneer. No, non Astroneer, bensì oh, com'è che si chiama? Space Engineers. Era ah, ok. Tanto era un po' più complesso. Adesso mettiti qua piano piano, vedi lo schermino certo, sta lì su. Non vedo il occhio. Lo schermino sta lì su, tirati un attimino su. Era così. Esatto, occhio. Vabbè, va bene. No, vabbè, tanto vabbè, lo vedrò. Sei più o meno all'altezza. Speriamo tanto che se tu lo vedi. Passa. Se non lo vedi entro una trentina di secondi vuol dire che niente. No, vabbè, non penso di essere qua. Ah, ma tanto in anticipo, eh. Appunto. Cioè, metti che sei a. Oh, eccolo. Quello? Cosa? Sì. Lo stai puntando. Io non lo vedo, Sappi che lo stai puntando. No, riprendilo. Cosa sto facendo? No, lo avevi mezzo puntato, se non sbaglio. Girati. Ma no, stavano passando le palle. Stava puntando le palle, secondo me. Ah, beh, sì, è vero, stava puntando le palle. Arriverà tra poco. Tipo, tu ogni volta come ci rientravi? Allora, no, tu poi una volta che ci entri ti compare nel diario di bordo e quindi puoi mettere il segno. Ah, ok. C'è il minigioco, ovviamente, all'inizio di trovare questo posto. È impossibile trovarlo. No, adesso arrivo. Ma è... Pensa che prima abbiamo fatto tutto il viaggio, siamo partiti, abbiamo letto, sta per arrivare comunque. Vabbè, se no poi uno lo prova, alla peggio, non ci vuole niente. Tre, due, uno. No. Può essere raga, sono ok. Adesso vai, iniziati ad avvicinare. Non riesco a taggarlo. Ce la fai. No, non puoi taggarlo adesso. Ah, ok. Allora è un problema, cazzo. Se non sono così bravo. No, vabbè, è un coso enorme, bro. Effettivamente una sfera. Occhio. No, raga, sono emozionato. Più che altro perché è un altro. Occhio, per centralo bene. Centralo ma bene che è un altro. Cazzo, non lo so fare. Bro. È qui. È qui. No, ma dove cazzo bro, è? No, come cazzo hai fatto? Dove cazzo è? Bro, l'hai schivato. Come l'ho schivato? L'hai schivato. Ti ci stavi avvicinando. Dove cazzo è? Ti ci stavi avvicinando. Vabbè, è andata. Ti ha fatto un po' caga? Boh, minchia, l'effetto così. Zio, ti assicuro che ci sono mondi in cui quando entri ti viene la pelle d'oca perché ti senti piccolo e inutile. Comunque non sono buono a guidare, quindi sarà un cazzo di problema, ma ci arriveremo! Dovevi centrarlo meglio, tu stavi troppo giù. Va bene. L'ho detto che sarà un problema, ragazzi. Vabbè, tu adesso avrai anche di nuovo il punto, l'aiuto del satellite, perché se tu segui il satellite, poi quando arriva sei centrato. Quindi, non ti preoccupare. Alla peggio. Però, incredibile, cioè, in senso, è invisibile, cioè... Perché? Perché? Occhio, non sei decolato abbastanza. Ah, ok, mio padre, capisco. Tirati su. Vado lì? Vai lì? Non però se non scatti la foto non funziona, Infatti. Allora. Niente, ogni volta. Là. Ok, pam. Via. Tasto su. Pronti, via. Velocità. Ok. Velocità 6000. Ti ricordi, bro? Let's go! Questo è un
Bro, della momento nostra amicizia. Go up there! Momento super, super insomma emozionale, sì. In cui lui fa pietra mille. No, io avevo detto, io cioè, no, comunque questo gioco. Stavo giocando, sì. Un'altra pietra miliare della nostra amicizia. Lui fa go up there, io let's go. Inizia a girare con la faccia. Inizio, parto a 3000 con la nave, a tutto in obliquo. Che cazzata. Ma infatti proprio nelle registrazioni, ma di senti te, che il mic è quasi solo. No, si ferma solo. Quasi clippa perché non stava. Occhio. Ok, piano adesso, come prima. In realtà stavi andando stramega bene. No, non sei rivolto verso il sole. Ecco. No, adesso ci vado. Non ti preoccupare. Ok. Ecco, bravo, mettiti su così. Piano, piano, con calma. Ti ci avvicini. Ricordi sempre A. Se ti premi A, ce la fai. E vedi? Boh, A. Più o meno qui? Tanto è abbastanza da vedere. Oh! Troppo vicino. Ok. Ah, bravo. Oh, più vado così io, minchia. No, ce l'hai. Vedi, sei tipo a 19 più o meno sei. Ecco. Adesso seguilo piano piano. Cosa seguo? Il satellite, cioè dai dei. Adesso tanto ti stai muovendo con lui. Guarda anche cosa puoi fare. Minchia, sei se questa la vuoi proprio. No? Te lo prendi, lo tieni sott'occhio. Adesso 10 gradi. Ah, boh, però controlla sempre il sole. Controlla sempre il sole perché. Cioè, praticamente l'unico modo per far funzionare questo gioco bene è ha una grafica molto semplice. Perché sì, se no non riesce a. Il problema più grande cioè, dei. Senti le radio? Occhio, controlla sempre no? Il sole. Controlla sempre cioè, il qualcuno sta suonando. Occhio, è arrivato. Ah! Ma dove? Guarda, alza. Sta, no, cazzo. Ma bro, non lo so, non è vero. No, è un problema? È un problema? No, non è un problema. Posso andare? No, aspetta che compare così c'è un punto di riferimento. Tanto sta per farlo. O se no torna indietro un attimo. Eccolo lì, vai. Mo, puntalo bene al centro, esatto. Oh, io più di così, iniziati poi, avvicinati poi piano. Vai, devi andare di fretta, ma non è che devi. Così. Aspetta poi che, guarda, se vuoi poi spostati tipo un po' più verso destra, che così lo vedi contrastato bene sul sole. No, non puntare. Guarda. Eccolo. Tac. Guarda, bravo. E ora vai dritto. Eccolo qua. Occhio, lo stai di nuovo per. Sali su. Salgo su. Eccolo qua. Bro. Lo dovresti fare. Bro. Sei fatta. No, bro. No, raga, che cacchio è? È un'altra nave, una nave. Occhio che. Cosa occhio? Presumo che tu possa entrare dalla porta. Esatto, volendo. C'è una porta. Ho capito, ma non so capito che cazzo è. Mi sta trascinando lui? Non capisco. È un po', però ecco, adesso si attiva una sorta. Madò, che cazzo è Alien? Non c'entra. Raga, non c'entra nulla con tutto quello che abbiamo fatto sino ad ora, niente. Vai. Questi si sono proprio divertiti con sto gioco. Che cos'è? Oh, minchia, ma che ansia. Qua, ma io non ho una torcia, sì, ce l'ho. Si illumina zero in questo. Sì, inutile. Nave, ma di una tecnologia che io mai vista. Cioè, non ho nulla di tutto quello che abbiamo visto si avvicina a questo. È una tecnologia molto più dark rispetto. Cioè, dark nell'estetica, ovviamente, rispetto a queste casse, poi. Che cacchio è? Oh, raga, fa paura. Ci sembra un horror. Sembra di star giocando un horror. Questa scrittura che cos'è? Non lo potrò, non la posso decifrare ovviamente. Errore, lingua sconosciuta. Perché non stiamo parlando di. Come si chiamava? Inomei. Guarda quanto è bella. Sembra un po' un arabo tipo, ma invece che essere da destra verso sinistra è in verticale. Sì, ci può stare, sì. Giapponese. Sì, esatto, è un arabo con la forma giapponese. Ma delle cose che sembrano degli alberi, cioè dei rametti. Tanto sì, esatto, è vero, fa un sacco albero questa roba qui, radici proprio. Sì. Cosa cazzo?
No, non so cosa ho fatto. Io ho acceso la torcia. Presumo che si debba fare un puzzle. Posso dare una mano? Ok, sì. Ma non lo so, ho fatto a caso. Non hai, no, vedi. Proviamo di nuovo. Devi fare questa cosa, ma che sblocchi e tenga sbloccate tutti quanti i lati. Forse questo adesso. Vai adesso. Ups. No. Ma vabbè, dai. No, no, ma forse puoi farlo vedere dall'altra parte. Puoi rimandarlo. Guarda che puoi mandarlo tanto in giro. No, no, è quello, è quello. E quell'altro, raga, non sto capendo cosa cazzo devo fare. Boh, così? No, no, devi. Guarda. Ah, così, ho capito. Esatto, deve bravo, essere libero. Sbloccare. Sì, sì, sì. Ah, tutto però. Ok, tutto però. Allora anche lì. Ok, qua. Pronti. A posto. Non avevo capito, ragazzi, tranquilo. Il gioco. Stavo cercando di unire le formine. Co due, no, bro, con la luce si sta attivando tutto. Ma poi cosa c'entra questa stanza con tutto il resto? È fatta di legno. Ma è incredibile. Cosa cazzo devo fare? Ho paura. Ma devo illuminare tutto affinché si attivi. Eh sì. Dall'altro lato, secondo me. Cosa cazzo sei? Che cazzo? Oddio! No, quanto è bello! Dove sono sceso? Cos'è? Una nave? La musica. Oddio, così la comando. Ah, geniale. Cioè, praticamente. E questo mi tira su, guarda, eh. Guarda. Eccoci. Bioshock feels a certi livelli, in alcune robe. Mamma mia. Ma è incredibile. Vedi, non me la ricordavo neanche così, capito? Vedi. È incomprensibile come è fatto. È tutto per così. No, vabbè. È come la ruota gigante di... Benvenuto. 2001. La ruota gigante. Sì, sì. Cioè. Qui tutti, e tu sei l'ennesimo, si urla che cos'è. Come hai fatto tu? Tu lo guardi e fai non so che cazzo è. Ma dove sto? E ti rendi conto che c'è tutto quello che tu hai visto. Raccoglilo a livello estetico. Sono un cazzo. Tutto quello che hai visto a livello estetico in confronto a questo. Nulla. Questo qua è un posto perduto perché vedo che è tutto un po' mezzo distrutto. Esatto, è tutto morto. Bravi. Allora, domanda. Dobbiamo parlare. Vuoi già iniziare a parlare? Sì. Okay. Voglio capire una roba. Vai. Cioè, non che io abbia ipotesi, però anzi ho domande. Ci siamo. Tutto quello che, come ti avevo già detto, stai per guardare, risponderà a una domanda che tu neanche sapevi di avere. Ma risponde a una domanda. È collegato a quello che hai vissuto, ma in un modo che ora come ora non ti puoi aspettare. Va bene. Tu perché, non sai neanche se è collegato a un adesso, a un prima, a un dopo. Io posso lanciare idee. Essendo la questione, come si chiama, la materia plasmatica, come cazzo quantica. Dico, quantica. Essendo la materia quantica, la cosa di cui so meno, perché da come scritto dai nomei, addio. Questa ciao. Roba, ciao bro. Questa roba arriva nella galassia, cioè insomma nel sistema solare. All'inizio loro non sanno che questo sarà il motivo per cui questi si estingueranno malissimo. Mm-hmm. Tra l'altro mi ricordo quella quando appunto rileggevamo le loro scritte e avevo detto che la materia quantica è proprio stata una paraculata per i nomei, perché invece di accettare di aver condotto fino a quel momento un progetto fallimentare come la stazione sul sole, a un certo punto dicono vabbè, tanto è arrivata questa roba, l'intruso, dobbiamo andare a indagare, no, una nuova avventura. Ah, tu per aspetta, allora non la materia quantica, l'ectoplasmatica dicevi. L'ectoplasmatica. Ah, scusami, quella... allora perdonami, okay. È quella di cui sai di meno, che esatto. Sì, c'è, giusto, certo. Quindi, visto che non ne so veramente nulla, perché li ha sterminati in poco tempo, tra l'altro, posso solo pensare che qui dietro ci sia più informazioni su questo. Potrei star dicendo una stronzata clamorosa, anche perché qua che c'è un sistema di ipotizzare. Anche perché qua c'è un sistema di luci che con la materia plasmatica c'entra un cazzo, quindi potremmo però star. Sì, bravo. Va bene. Tipo quella roba lì è assurdo perché secondo me è quella è il sole artificiale. Cioè, nel senso che esatto, è guidato
queste cose verdi sono le stesse cose verdi che io avevo sulla barchetta, mosse da una luce che ovviamente è potentissima e che li fa muovere. È sì, bellissimo. È il loro sole artificiale. Incredibile, ragazzi. Loro di non si sa chi, loro, come sì, loro di scritte strane. Che tra l'altro io immagino che troverò tipo un dizionario e diventerà tutto più leggibile. O magari non si potrà mai leggere nulla. Questa roba la si può raccogliere. Qualcosa avrà, cioè qualche senso ce l'avrà. Comunque è molto bello perché questa parte soprattutto dà proprio un feel da, come si chiama, da porto in qualche modo. Però è tutto un porto perché è tutta acqua. Tra l'altro hanno queste figure che hanno questo modo di disegnare, di scrivere, che è totalmente diverso da tutto quello che abbiamo visto sino ad oggi. Cioè sono proprio cose che non avevo ancora mai incontrato, credo. Dio santo Dio. Ricordati, coso è A, RTA. La Madonna! C'è gravità. Questo è un mondo sì, con gravità. Cosa cazzo sono? Sono radici veramente. Sì. Tuberi umani. Questi. No, ragazzi, cioè. Questa è roba avanzatissima. Cioè, ora è già avanzato tutto questo, quindi siamo d'accordo. Scusatemi, questo primo loop, lo so, non farò una sega, però, ragazzi. Ma sì, ma va. Non voglio lasciare nulla, mi dispiace. Allora, questa roba non ha alcun senso. Calici, bottiglie, sedie, la Madonna. Sia abbastanza chiaro qual è l'elemento con cui si interagisce. Sì. Bello, tra l'altro, perché non mi veniva da usarla mai, quindi. Aspetta, non voglio cliccare subito. Strutture, arte, raga. Sono la cosa più avanzata ed evoluta per ora. Cioè, è la cosa più umana che ho visto sino ad ora. Cioè, anche, più legata però, a noi proprio. Anche eh, quest'ipotesi dell'avanzato. Ma ragazzi. Questa cosa dell'avanzato, tienitela. Tienitela in testa. Del fatto che sono così avanzati? Del fatto che sembrano avanzati. Sì, non sembrerebbero, niente, sì. Però cioè, tienitela in testa. Strutture che sono quelle che abbiamo noi. Guarda sì, questo, un divisorio. Sì. Dei quadri. Sì, sembra la nostra roba, ovviamente rivisitata in modo un po' fantascientifico, ma qui stiamo parlando di questo mix grossa, tra, poi. Per ora sembra tutto capito molto in realtà. Cosa che sei? Sono grossissimi loro. Vero, anche questo. Loro sono enormi rispetto a noi. Che cazzo si guardavano? Un film? Infatti guarda che se punti la luce un po' sembra, guarda bene, sembra proprio un proiettore. Esatto. Sì, sembra che qualcosa debba entrare sì, qua che qualcosa e debba poi entrare, venga proiettato lì. Bravo. Oddio, sembra veramente un film, ragazzi. Non voglio credere che questi avessero addirittura questo tipo di roba. Io al momento mi limito a stare qui, Ma che cosa. Rullo di diapositive. Andiamo, andiamo, vieni con me, amico. C'è un problema, però. Non c'hai. C'è qualcosa che non va. Cos'è? Ti serve una luce. Non va, non basta la mia. No, vedi, è molto fioca. E poi vedi solo parte del. Della diapositiva. Non ma poi voglio girarla. Cioè, penso che non ci sia solo quello. Esatto. Quindi. Ok, forse ora non posso proprio usarlo. Ah no! Zio caro. Ma senza. Lo so, è una roba inutile, ovviamente. Però, cioè, faccio solamente no, questa prova. Ma fai benissimo. Ma bro, ma figurati, lo sì, conosci sì, sì, questo gioco. Poi questo. L'occhio. Ma che bello, va bene. No, vabbè, non sto a fare tutta la roba perché ovviamente toglie tempo. Finché non ho una luce intera è inutile star qua. Anche perché loro abilmente avranno messo le cose più interessanti sopra. Altra diapositiva. Altra diapositiva, quindi non mi serve adesso sta qua. Porco. Ma che cazzo è? Guarda. Immagino che.
Io mi lascio fare, eh. Questo è un modo per salire. Lo faccio, tanto. Bello. Ah, una nave. Questo non solo è un modo per salire. Eh? Questo non solo è un modo per salire. Questo ti ha cambiato la mappa. Ora posso raggiungere altri luoghi. Ed essendo un loop, saprò che cosa fare, insomma, a un certo punto. Non ha senso, ma. No. Ok, niente. Ah, ragazzi, qualsiasi cosa siano loro, la loro arte. Questa lanterna non è rotta. Questa lanterna non sembra essere rotta, no. Qualsiasi cosa fossero, la loro arte è meravigliosa. E la loro arte... Aspetta, è una storia. Capiamola. Cerchiamo di capirla. Tanto suonano anche loro, hanno pure musica loro. Questa mi sembra... Oddio. Mi sembra una chitarra, una specie una di chitarra. Una sorta di ukulele, se sì. Vogliamo, dai. Poi, però questo... Allora, innanzitutto parliamoci chiaro. Quello che loro dipingono è il loro pianeta madre. E non questo. Siamo d'accordo? Siamo... Potrebbe. Sì, penso proprio di sì. Penso che questa sia una simulazione del loro pianeta madre. Quindi questo è per ricordarsi, insomma, da dove vengono. La pesca. Boh, forse rappresenta tipo la musica, la pesca, che è un'altra roba importante. I riti satanici. Ah, questo pianeta è meraviglioso. Questo pianeta l'ho visto, lo sto già vedendo tante volte, nel senso sì, che... Sì, è la seconda volta. Esattamente. Evidentemente deve essere... Boh... Non saprei. Le loro navi. E poi... Boh, non saprei più interpretare il resto. Mamma ragazzi, meraviglioso. Non so neanche come descriverlo. Non so neanche dove cazzo andare, a dire il vero. In realtà è una fase mega esplorativa in questo momento. Sì, sì, cioè adesso ovviamente ragazzi non ma lo sarà niente, per un po'. Cioè, in realtà non ti nego che le prime orette qua vanno via anche solo a capire la struttura, come muoversi, e come muoversi, andare. Perché poi è veramente diverso. Cioè, pensa, non hai una nave, funziona con la luce, è tutto nuova diverso, specie, sì. Nuovi meccanismi, quindi è imparare. Ora devi imparare. Esploriamo anche questa zona, tanto... Poi a un certo punto, esattamente come ha fatto Outer Wilds anche con il gioco vero, ma lo fa molto più velocemente, si settorializza. Certo, immaginavo. Riesci a capire, ti imbuta, riesci a capire cosa devi fare, dove lo devi fare, o anche solo come. Sì. E poi... O anche solo capire quali sono i punti chiave, capito? Poi certo. Da lì ti muovi. Vabbè, qua non mi sembra esserci... Nulla... Qua è inutile. Non voglio dire che questo confermi la mia ipotesi. Però. Ma è sicuramente una è una roba. C'è effettivamente. Un po' ce n'è. Occhio, Dani. Qualsiasi cosa sia, nel senso. Che c'entri o non c'entri. Non c'entra. Cioè si c'entra, nel senso che ho delle ipotesi, ora sto facendo andare molto il cervello, le cose sono due. Questa specie, per un motivo che non conosco, sicuramente il motivo c'è e lo scoprirò, questa specie per qualche motivo è arrivata nel nostro sistema solare, e esattamente come i Nomai, morti a causa di questa roba, quindi può essere, anche perché... Non credo che loro attaccassero sta roba ai muri per piacere. Penso che non gli facesse piacere. Secondo, loro... No, è stato l'estraneo. L'estraneo si chiama? L'intruso. L'intruso a portarla dentro. Quindi magari questo mondo era già vicino all'intruso. Era già vicino all'intruso, sì. Dall'intruso arriva la materia ectoplasmatica. Quindi sono sciallo che non l'hanno portata loro. No. Perché l'intruso ce l'aveva dentro. Esatto. Ma questo posto forse non era così lontano dall'intruso quando evidentemente è non sì. Ce n'è così tanta come nel resto del nostro sistema solare. Ma c'è.
c'è, quindi decisamente c'è qualche, purtroppo qualcosa si sono buscati anche loro. E non poca. E non poca. E non poca! No, 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 scusatemi, ma qua è impraticabile ora come ora. Ok, via. Tanto qua è cambiata un pochino. No, no, pensavo fosse cambiata un po' la gravità, ma. Così, boh. Ok. Va bene. Forse scopriamo qualcosa di più. Magari loro hanno cercato di combattere questa piaga. Quindi magari hanno condotto degli studi che i Nomei non hanno condotto. Oddio, che bello, ragazzi. È un quadro tutto. Sì, no, questo è in assoluto la cosa più bella esteticamente di tutto il gioco. Cioè, di tutto. Di tutto. Sì, sì, è vero. Non c'è d'accordo, niente. Guarda che roba, dai. È assolutamente il pianeta più bello di tutti. Fare un concept di questo mondo circolare che però ha sempre una gravità, quindi lo vedi da tutte le... È stupefacente. E occhio, perché non ti si sta ricaricando, perché sei in acqua, non ti si ricarica la... Oh no! E mo? Ok, piano, piano. Via. Io ho visto una luce lì. Cacchio, eh? In realtà, tu adesso... Come dire, ti si è un po' rotto tutto, no? Eccola, c'è la tua vecchia zattera, okay, che è ancora, ecco, sospesa. Ora capisco. Certo, io non lo so, non ho neanche capito quanto giro io abbia fatto. Poco, cioè sono passato da lì. No, poco, sei passato da... Esatto. Hai fatto 20 metri. Possiamo farci... potevi prendere la zattera. Una paura fottuta. Sì, lo so, hai ragione. Anche perché... Va bene, cioè ora... Ti si sta attento. No. Ci sono le rapide, zio. No, io ho più paura di eventuali cose sotto. No, 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 no. No, 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 non c'è. Tranquillo. Che bello. Porco due. Piacevole. Porca Eva! Ok, ok, un gioco, un gioco. Sali! Sali! Ah! Vai. Ecco, qui c'è un altro posto. Fantastico. Poi riparte la musica. No, raga, è incredibile. No, dai, tuo zio la ragazzi, incredibile, sono il più grande. Cos'è che brucia? Cavi elettrici. Non mi hanno fatto del male. Eh no, ci sei passato con la zattera. Va bene. Addio! Vai, vai, suonatela, suonatela. Beh, tanto non ho concluso niente, quindi... Qualcosa posso concludere. Ma devo stare molto attento. No, non è vero, non così attento. La madò! Tutto bene? Sì, sì, io sto guardando. Tanto ora come ora io qui non ti posso dire niente, no, naturalmente, perché, cioè, perché veramente... è una fase di totale esplorazione. A meno che... Registro della nuova giornata. Vabbè. A meno che... Oddio, non capisco se l'acqua si è alzata o abbassata. Si è alzata, perché c'è una diga. E allora io devo aspettare che si alzi ancora. Non è detto. No, allora semplicemente ci sarà un modo di arrivarci. Bravo. Allora, non è che l'acqua ti sommerge. Non è che l'acqua? Non è che l'acqua ti sommerge. Però la rottura della diga copre certe cose, ne rompe altre e cambia un po' le carte in tavola. Certo. Poi, tranquillo che vedrai che, insomma... No, non è una cosa alla... Io direi che gemello qua, cenere. Ah, si scusa, gemello braci che ti sommerge. Ce la vogliamo. Però qui cambia le carte in tavola. Cioè, per esempio, quel posto proprio iniziale è completamente devastato. Sì, sì. Cioè, tu dalla diga in poi non puoi fare niente. Bello. Così come ci sono delle cose che, se si rompe, è meglio. Sì, ci sta. Bello. E supernova. Che poi bello è che tu sei in realtà abbastanza lontano.
Sì? Sì. In tutto questo... è andata avanti. Ma forse passa, questi neanche... questa nave passa. Forse questi neanche ci stavano cagando. Questa nave passa. Magari sti poverini neanche ci avevano niente a che spartire con noi. Tanto che hanno costruito una tecnologia. Oddio, ipotesi. Ipotesi number one a sto punto. Questo è un pianeta pacifico, di persone pacifiche. Mm-hmm. Quello da cui loro arrivano, la intendo. Mm-hmm. Che per qualche motivo stava andando a quel paese. No! Ok. Ricordati che tu sei comunque legato al gemello. È vero. Che lo so che ti sembra una cosa già in questo momento e ti sembrerà sempre di più estranea, cioè che non c'entra un cazzo. Sì, però sì, è vero. Sei comunque legato a tutta la trama principale. Si esplode quello, si esplode. Quindi questo pianeta pacifico è ovviamente roba che verrà smentita, eh? Cioè troverò un documento con scritto che loro facevano l'amore. Erano dei guerrafondai. Sì, una cosa terribile. Vabbè. Quindi pianeta pacifico. Motivo X, il pianeta sta andando a quel paese. Costruiscono una nave che simuli il loro pianeta per cercare un pianeta simile a loro. Possibile. Pacifico al punto che la nave che costruiscono non si debba far sgamare. Penso che quella lucciola sia una delle cose più belle che ho visto. È vero, è stupenda. Sì, sono già dei codici di là. Cosa? No, volevo spiegarti come usare il registro della nave. Ah, vabbè, ti stai dicendo, guarda sì, che... Sì. Questo minimo è... Vabbè, ma io lo so già. Non è per qualcosa, però sei l'ultimo dei miei problemi. Tant'è vero che appunto costruiscono una nave che non si vuole far sgamare, perché appunto pacifici come sono... Il riguardo... Cioè, sì, sì, sì. Il riguardo... Eccoci qua, torre radio, lo straniero, pianure fluviali, edificio piccolo. Ok, ovviamente purtroppo ci hanno sbloccato robe casualissime. Allora, torre radio. Una torre radio progettata per la ricezione delle foto scattate dal satellite dello spazio profondo. Lungo le pareti sono appese molte foto dell'intero sistema solare. Scoglio Corno ha notato qualcosa di strano in una di queste foto, ma poi ha concluso che un malfunzionamento dell'apparecchiatura fosse l'unica spiegazione ragionevole. Un enorme pianeta artificiale circondato da anelli, nascosto all'interno di una specie di campo di occultamento. Non sembra essere di origine Nomai, né di origine Tepuriana. Ora tu puoi mettere il tic. Vai, poi leggeri anche l'altro, però. Ho visto una costruzione contrassegnata da un simbolo particolare, incastonata in una delle pareti della gola. Ma il ponte per accedervi è marcito. Siamo d'accordo? Pianure fluviali. C'è una regione poco elevata vicino all'ingresso dello straniero. Lungo le rive del fiume ci sono degli edifici di legno. Mostra. Sì, c'è altro da esplorare, sì. Perché immagino che tutta la questione dei proiettori in qualche modo aggiunga roba. No, metti il segnalino, se no non lo trovi più. Ok, bella. Sempre segnalino sullo straniero. Ah, vedi che in tutti i modi ti dicono, zio, vai, ci puoi giocare. Vedi, adesso ce l'hai. Già, non devi aspettare il satellite, non devi vederlo. Bello. Ti metti lì, lo punti, navigatore automatico e ci sei. Ovviamente esci dall'aria, esatto, lo punti. Più. Vai, vabbè, vedi che vado in mezzo al sole. No, non dovresti quasi mai avere questo rischio. Poi, non so. Poi palese, cade. Bello comunque, eh? Eh? C'è tanta ciccia. Madonna. Cioè, adesso, è tutta un'altra cosa. L'unica cosa che io posso dire sempre a questo DLC, che è l'unico, che non è neanche una critica, è ci sono 9 ore di gioco dentro quel posto. Certo. Quindi è un po' contorto. Forse è l'unica. Ci devi mettere un po' veramente a capire le dinamiche. Ma una volta capite. È tutto in discesa, certo. Però ovviamente sono 9 ore di gioco dentro. Ma qui invece non devo guardare nulla. Cioè, no, domanda, dimmelo se non c'è un cazzo che così mi evita. Ora no. Mettiamola così. Va bene. Mi evito. Esatto. Situazioni inutili. Ehi! Dio bam. Bam. Dio? Bam bam.
Io? Eccolo. Ricco tutto, porco. Devi centrare un barco enorme. Oh, tanto io devo uscire. Mi serve la sega. Ma una cosa che non ho provato e che forse non voglio provare. Com'è la... Bello. L'aria è respirabile? No. Ok. Cioè, in realtà, qui no. Dentro, in realtà, se ci pensi, sì. Posso sì, ci sono... È vero, posso togliermi il casco? Non c'è un comando per togliersi il casco. Ok. Posso... Potrai non mettermi mai l'attrezzatura? No. Ah, no, perché... No, no, no. Beh, comunque devo arrivare qui qua, comunque sì, non hai ossigeno. E comunque c'è l'acqua e comunque tante altre cose. Yeah. Che tra l'altro, vedi, ora è pure cambiato. È entrato da un'altra parte. Vabbè, immagino. Ma è un problema. No, sei esattamente dove eri prima. Ah sì, no, effettivamente non è. Sei molto vicino a me. Spingi la zattera che stai incagliato. No, 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 c'era prima proprio il comando fuori. Ah, cioè spingi la zattera, non l'ho visto. Sì. Bello, è vero. Via. Allora, lì, lì, lì. Ma qua siamo tra l'altro già a un limite della mappa. C'è la diga. Almeno questo, quello che ora è un limite della mappa. Non credo di poterci fare molto ora, no? No. Da qui no. Domanda, come in... come nel gioco vanilla, potrei già risolvere tutto? No. Qui diciamo che non c'è una cosa da risolvere. Ok. Quanto... cioè, allora, ovviamente se conosci le dinamiche di gioco, sì. Sì, la risposta è sì. Però ci sono delle cose da fare. Cose da fare che sono proprio meccaniche che tu non conosci. Paura, paura, paura. Qui paura, è dove paura. Tu eri prima. Ah, quindi in realtà... Esatto. Posso uscire già, cioè... Sì. Perché è da dove vedi, sono da arrivato, qui sì. Ok, allora niente, ho perso tempo. Vabbè. Però lo so almeno. Non ti preoccupare. No, ma cioè nel senso, allora qui più che... Cioè, nel senso qui tu stai proprio ancora più di prima. Non stai avendo... Cioè se ci pensi, qual è il tuo obiettivo di stare qua? Capire. Capito? Quindi non c'è una cosa... Non c'è un... Non c'è, un scopo, finale sì. Del, c'è un finale del DLC. Lo scopo è, me lo sto autoimponendo. Esatto. Vedi, glitch a un certo punto. Vedi, c'è un calo ed effettivamente poi se tu controlli da questo momento in poi, adesso non si vede sin da subito, ma sta già vibrando. Vedi? Ecco. Ora inizia a cedere. Che senso? E parte un countdown. Manca. Questo si può sapere il countdown quant'è? In teoria non puoi saperlo a livello di tempo, quanto se tu fai questo. Superficie 79. Tra poco quando si romperà 78. Come fai a saperlo? Vedi, vedi, ah, vedi, integrità vedi, della 77. Superficie. Ma non è che lì c'è... No, 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 stavo pensando alla tecnologia non mai per cui potevi salire le pareti, no? Allora dai. Puoi anche toglierlo, questo. Allora, torniamo prima. Cioè, ah, qui so abbiamo visto qui che c'erano delle punto, diapositive, ma che ci serve della luce. Della luce, quindi è inutile ora. Lì là c'era una cosa, mi raccomando, prima non l'abbiamo vista. Cioè, cosa? L'abbiamo vista, ma era già quella? Immersa. No, 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 quella struttura lì l'abbiamo vista, ma era già immersa. Cioè, era già rotta, tra virgolette. Quella? Come rotta? Cioè, se ti ricordi, prima era già semi-immersa. E okay, infatti, vedi? Vedi che qui ci sono un sacco di ok, va bene, allora so già cosa farò nella prossima loop. Oh, subito. Oh, subito? Subito. Cioè, nessun problema. Madonna, hai fatto 3 minuti di gioco. Sì, sì. Hai... che... Qui che cazzo c'è? Cioè, ragazzi, ora, a parte gli scherzi. Qua ci sarà scritto, ora no, non ci sarà scritto veramente questa roba. Però cioè, questa roba è quasi americana.
del, cioè, capito, è un cartello, cazzo, sì. È proprio un cartello. È incredibile, ha una prospettiva, è arte nostra, molto nostra. Dà ancora più adito al concetto di avanzamento che loro hanno rispetto, sì, a noi soprattutto, e rispetto però anche ai nomai. Cioè, noi finora nomai, abbiamo, sì, visto i nomai come massimi esponenti di tecnologia. Sì. Tanto è tanto è vero che ti direi che i nomai avevano ambizioni, mi sembra da qua, i nomai avevano ambizioni tecnologiche più alte, volevano fare cose veramente un pochino troppo, ok? Perché poi sono quelli che hanno trovato la coordinata dell'occhio dell'universo. Sì, sono dei mostri, quindi, cioè, se vogliamo, la giocata l'hanno fatta ai nomai. Ma mediamente loro sono più avanti, cioè hanno tecnologie più comode, poi... si sono semplificati la vita, cioè loro sono molto più umani dei nomai, secondo me. Ok, sì, ci sta. Nel senso che hanno puntano a tecnologie più comode, sì, e meno di sobversione dello spazio-tempo. Sono d'accordo, ci sta. Poi vabbè, ovviamente... Vabbè, devi ancora vedere. Hanno anche creato questa roba, quindi non è che sono proprio degli scemi, Però... Andiamo nell'edificio di prima. Qual era? Eccolo. Già mi sono perso. Sì, sì. No, vabbè, tra un po' prendi mano. Quello che cazzo è, più che altro? No, no, è la struttura, di proprio simbolo. La casa di prima. Ah, il simbolo. Tu lo sai? No, beh, in realtà sembrano proprio disegni, arte che loro fanno. Cioè, in questo momento ti direi questo, Tra l'altro è bellissimo, ti dà l'idea di che bello che era tipo star là a bersi una birra, che poi non avranno la birra, ma avranno il culo di fuoco. Ok. Vai, rullo numero uno, qui ce ne abbiamo due. No, raga, che bello. Allora, posso fare questo, dai. No, vai a ruotare, tranquillo. Ah, è vero. Cioè, proprio stai... Allora, il magico mondo che abbiamo visto sino ad ora... Oh, ragazzi, io metto in pausa perché ho tutto l'amore del mondo. Sì, sì, no, ma poi ti ripeto, cioè, c'hai l'interazione con le diapositive, ti ricordo che puoi ruotare. No, sì, sì, dico, metto in pausa nel mentre, così almeno posso commentare senza... Ah, vabbè, sì, sì. Voglio capire. Allora, adesso sì, poi ti impedirò di fare. È un... Ok, tanto è un circolo, che non so se parta da qui e arrivi al pianeta o dal pianeta e arrivi qui. Non lo so. A me verrebbe da dire che c'è un pianeta con una luna. Allora, il loro pianeta d'origine è questo. Perché dalle loro foto, da ciò che disegnano in cielo, c'è questo. Comunque tutte le linee fanno questo, se pensi. Quindi sì, ci può stare come punto di partenza. Fine. Allora, è azzardato dire questo, perché so che non ha alcun senso. Mm-hmm. Cioè, so che è strano che la luna possa essere questo, però la loro arte rappresenta in cielo questo. Quindi qualcosa vorrà dire. Poi magari era un astronauta che ha fatto quella roba lì e quindi ha dipinto la vista da là. Non lo so, sembra strano. Però vabbè, questo pianeta viene proprio preso e rappresentato, stilizzato con tanto di luna. Questa roba c'entra con l'occhio. L'occhio c'entra con la lanterna. Questa lanterna, sì, sembra una lanterna. Che c'entra con... Sta una torretta strana, sì. Una torretta insettoide. Vai, interagiamo e vediamo che cosa ci dice. Usa interfaccia. Oh, raga, scusatemi se... Aspetta. Questa musica... Infatti lascia la musica, non mettere in pausa. Ok, però come cazzo faccio? Beh, ma sono diapositive, è come se stessi guardando un film. Ma tra poco finisce. No, ma vai tra... Non sto capendo. Ah, piano. Loro hanno comunque conoscenza del nostro sistema solare. Se no non c'erano delle diapositive con le... Credo che sia il nostro sistema solare. È il nostro sistema solare. È il nostro sistema solare, ok. E anche a loro piace l'occhio. Anche a loro piace l'occhio. Lo odiano, non lo so. In qualche modo sto occhio, però... No, per ora... Oh, però non riesco qua. Ah, ok. Ok,
un'animazione. Ma che cazzo. E perciò ti dico, non ti soffermare sulla singola diapositiva, cioè guarda cosa succede, è proprio un filmino. Stiamo veramente il cinema. Ah, arriva il segnale a un altro sistema. Arriva il segnale dove c'è poi il loro, più la loro luna. Dio, che strano vederne un altro. È un film. E come avevo detto, questi sono, come si chiamano, astrologi. Cazzo, poi vedi il loro astrologi. Pianeta più che essere questa è quella lunetta, è quella che lunetta sta piccola, vicino. Esatto, sì, sì, sì. Quindi era vera quella cosa, uh-huh. Cioè la loro luna è quella grossa, è stranissimo, sì. Ma poi il loro pianeta deve essere stato meraviglioso, cioè è una roba splendida, tanto che mi viene voglia di, cioè mi fa desiderare un Outer Wilds 2 nel loro sistema solare, perché è di una bellezza. Attiva qualcosa. L'ho vista, vedi? Cioè, ho vista, sì, questo segnale. Questa roba che sta facendo con la sua vista. Oddio, questo è proprio una, cioè, un primo piano su di, sì, lui. È un gufo, è una specie di gufo misto pianta. Un alce anche un po', se vuoi. Che è un po' un cervo. Alce, sì. Lui dai suoi occhi fa partire questa luce. Vede questa proiezione. Vede l'occhio. Madonna, è incredibile. È la sua bocca? Sì. Oddio, che strana. Oddio, bro. Chiama tutti. Venite, venite, venite. Guardate che roba. No, sì, Dio, l'occhio. Tutti lo vogliono. E poi si brucia. È bruciata la pellicola. No. Si vedono delle cose. E le costruiscono. Costruiscono la nave. Però sono bruciate delle informazioni. Non si sa che cosa si è visto. Questa roba parte e si va a prendere l'occhio. Informazioni. Ah, intanto è stato incredibile. Questa roba è stata incredibile. Vai a prendere l'altra diapositiva che vabbè, tu dici ce la faccio. Sì, sì. Ma guarda che non è così complesso. Non è così complesso quello che vedi, Cioè, non ti immaginare che nella singola immagine vedi la risoluzione della vita. Cioè, guardati il film, tra virgolette. Cioè, ok. No, lassù si deve mettere. Oh! Vai, ce la fai. Via. Ok. Frate, che paura. È incominciato. Ok, questa roba non mi ha aggiunto assolutamente nulla, quindi. Cioè, a livello di informazioni. Però in effetti queste diapositive sono bruciate. Sì. Ora spacca. Ora si spacca. Adios. Non stare dentro, per dire. Oh, andiamo, sai che c'è? Andiamo in un altro posto. Magari non. Senza morire. Si spera. Anche si prova, se adesso . Ormai ci si prova. Tu dici, che si muore. Eccolo là, c'è una zattera lì a destra. Sì, adesso si va. Se la riesci a beccare. Chissà, però la vedo molto dura. No, non ce la farò mai. Credo. Magari posso salire da qui. Prova, puoi fare un tentativo. Magari ti schivi la rapide in questo modo. Aspetta sempre che si ricarica al 100%, perché okay, ricordi che non sei con poca gravità, ce n'è 1.3. Però vedi, queste diapositive ti raccontano qualcosa. Allo stesso tempo queste due, esatto, allo stesso tempo queste due però le hai trovate, alcune cose erano bruciate. Hanno raccontato un botto di roba, nel senso è stato incredibile. E il loro mondo sembra, cioè, loro sono incredibili, dai, stupendi visivamente, cioè, poi non si capisce come sono fatti, cioè, è una tribù che sembra tutta naturale, però va cosa ti tira fuori. E poi ci sono smattati per l'occhio, Come tutti, d'altronde. Sì, cioè, tutti pazzi per l'occhio. Allora, dove vogliamo andare?
Questo, questo sembra quasi un secondo step, questo, dai, c'è un altro posto. Mi sembra che questa sia la prossima meta. Pronti a morire? No, se ti butti bene bene in acqua, no. Da qua dovrei... Sì, ce la fai. Tanto hai già schivato la rapide, diciamo. Adesso devi solo appoggiarti. Vorrei andare là. Ma vola, 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 facile. Perché c'è la corrente. Batti delle piccole spintine con il volo, che pian piano ce la fai. Esatto, così. Tirati su. Registrano, non c'è un altro. Ok, ok, ok. Oh, ragazzi, questo però non è easy. No, 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 non lo è. Ok, tu mi piaci come prossimo punto, solo che di raggiungerti non mi sarà lieto. È difficile perché c'è la corrente. Infatti c'è una paura. E perché c'è, esatto. Oh, ok, ce l'hai. Oh. Mi metto qui praticamente, no? Sì. Se voglio provare ad raggiungere quella. Dimmi, dimmi che non è lo stesso posto. È lo stesso posto. Cazzo, ma sono scemo. No, 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 non è lo posto di prima. È un altro posto con questa roba, però. Una potrebbe servirmi. Io, nel dubbio. Esatto, bravo. Vedi che laggiù c'è un'altra struttura. Mi viene da dire che se mi... Se mi guidano così con l'occhio, forse... Cioè, se mi mettono. Cioè, se mi mettono che prendo la torcia e girandomi vedo un'entrata, forse è lì che devo andare. Però potrebbe non essere così, eh. Se tanto mi dà tanto il level design fatto in un certo modo. Guarda, è anche il coglione che sono, se vuoi saperlo. Si è spenta? No! Ok. Però, ok, ho già capito appunto alcune cose di gameplay così, quindi meglio aver sbagliato ora. Esatto, bravo. Tanto dietro lì è passata un'altra zattera o era qualcosa di più grosso? Che cos'è quel suono? Wow, manca a farla apposta, è figo che succede. No! Io accenderei una torcia. Sì. Figo che l'hai scoperto così. No! 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 Siete tutte morte. Oh. Solo è quella cosa che ho visto nella... Mio fratello non ci stava, ha deciso di placare la situazione. Che figo che l'hai scoperto così. Perché immagino ci fosse una... Ti veniva ti verrà detta in una delle diapositive, ti verrà fatto capire. Eh beh, oh, che fai, non te lo fai mascello di fronte ai cadaveri di... No, veramente non me lo... Cioè, non me lo so... Quindi qua dietro c'è il mio... Ok, in questi santuari ho anche il mio modo per mandare avanti il tempo. Sì. Sono santuari, però... Sì, 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 sì. Solo che questa roba avrà un senso, nel senso che... Cazzarola è... non voglio perderci troppo tempo perché ora non saprei cosa dire, ma... Sono enormi. Tra l'altro un po' inquietantelli, eh. Ma un po' tanto, ti dirò. Cioè, morti così non mi ispirano tanta simpatia. Dio, bambin Gesù. Perché qua non ce n'è? Perché qua ne manca uno? E basta che sia morto anche lui. Cioè, o comunque che non abbia velleità tipo. Cioè, di incularmi, via. Mettiamola qui. Mettiamola sul francese. Ma torniamo alla nostra lanterna. No, bro, ma che cosa ho scoperto? Non ti so dire cosa ho scoperto. Ci sta che ora tu non lo sappia dire, ecco, diciamo. E qua succede qualcosa? Non no. C'è nulla. No. Ok. Tranquillo. Te lo dico io. Va bene, mi fido. Cioè, riproviamo. Non l'avrei mai detto. No. È un'altra di quelle meccaniche che non lo fai finché non ci pensi o finché non lo sai. Oppure a caso, come tutte le cose di Outer Wilds, a un certo punto magari a caso lo becchi. Ma io non sto scherzando che se tu vai a vedere la run di Crux, non farlo ovviamente, ti fa una rabbia perché tre quarti delle cose del DLC le fa a caso.
E tu ti mangi le mani perché dici, porco due, cioè ti rovini un'esperienza incredibile. Poi capito, purtroppo non manco colpa sua, cioè, ah, no, non, certo, non lo sa. Allora, non ho niente da Da qualche parte, però forse. Sicuramente, qua sotto. No, ma non mi sto cagando sotto. Soprattutto ora che ho visto che manca un cazzo di cadavere, che c'è una situazione qui. Oh, no, dai, non si vede una sega. Mi sto nervosendo. No, non sto. Sei uscito. Sei uscito dalla porta. Come faccio? No, mi sono inculato. Buttati giù, no, rientra. Vai. Bro, non so come fare. Se ti butti giù ce l'hai fatto. Eccoli le scale. Questo che cazzo sei tu? Un tappeto. Ah, un tappeto, pensavo qualcosa di peggio. Tappeto. Vai. Va bene, bro. Vedi, prima seconda parte questa cosa, esatto, bravo. Proprio uno e due. Ma comunque è una paura veramente imbarazzante. Ma questo è il continuo della storia di prima. Lui arriva, infila il capo dentro al coso e... Intanto succedono cose mentre tu infatti non mi sto cagando sotto, se posso, Se puoi dirlo. Mi ha consentito cagarmi sotto, mi ci sto facendo. Cosa è successo? Vai fuori, tanto ormai ti mancherebbe un rullo, però a sto punto ti dico, vai fuori e vedi cosa è successo. Si è sfruttato tutto? È caduta la torre. No! Quindi a un certo punto cade anche questa torre. Ok, ci sta. Così, per aggiungere elementi che cambiano la mappa. Ok, ci sta. Se ce la fai in un minuto, secondo me ce la fai. Vedo già roba bruciata, molto piacere al cazzo pure. Ah, bello, molto piacere al cazzo. Al Kogan anche, dicono al Kogan. Perché l'ho detto prima, al Kogan è rimasto. Oh, al occhio. Cazzo al Kogan. Bravo. Ah, ok, parte 2 di questa roba. Il loro viaggio. Lo scannerizzano. Oddio. Certo, ho capito. Almeno quel poco che vedo. Sembra succedere qualcosa, però. Che non c'è potuto. E boom. Ed entrano a far parte della nostra. Ho capito. Renditi conto che a differenza dei Nomei, quindi loro hanno capito, cioè hanno avuto una tecnologia tale da capire che cosa sarebbe successo se fossero arrivati. Ma neanche se fossero arrivati, spottando l'occhio dell'universo hanno potuto vedere il futuro dell'universo. Sì, cioè, più che altro io l'ho interpretata così, visto che nel... Cioè, quello che ha fatto quella roba col bastone, boh, non so, magari era uno sciamano, non lo sì. so. Che abbiamo lo sciamano. Sto sciamano col bastone spotta l'occhio, tra l'altro evidentemente dalla nave lo vedevano. Lo vedevano. Spotta l'occhio, lo scannerizza e nella sua visione lui vede il futuro. Vede loro, questo popolo, perché erano proprio loro, che tipo toccando l'occhio lo corrompono. Corrompono, fanno qualcosa che... Potrebbero semplicemente aver visto il fatto che noi sappiamo ad oggi che l'occhio non ti aiuta. Sì, insomma, comunque scoprono che l'occhio non è... Tuo non fratello, serve, ecco, diciamo. L'occhio, se ti fai i cazzi tuoi è meglio, nel senso l'occhio è... Tu ci interagisci, tutto finito, nel senso. Esatto, però come dici tu, no? Sembra quasi una sorta di corruzione, cioè diventa sì, rosso, cosa che però non è successa a noi. No. Quindi, nel loro caso, c'è proprio una questione di qualsiasi volontà loro avessero, ed evidentemente c'era una volontà che ancora io non conosco, c'entra col... avvicinarsi all'occhio, toccarlo e provare probabilmente a trarne dei vantaggi, ma questo in realtà non viene colto bene e l'occhio si corrompe al punto di diventare rosso e
vaporizzarli, cioè loro muoiono. Tant'è che avevano costruito tutto un santuario per l'occhio, lo bruciano, lo radono al suolo e si occultano perché l'occhio non si accorga. E si occultano per cui l'occhio non si accorga. E non solo, questa cosa che tu dici, lo tocchi e diventa corrotto. Sì. Beh, in realtà però noi quando andiamo nell'occhio dell'universo, lo corrompiamo? Non è che lo corrompiamo, noi facciamo finire tutto. Come introduciamo già un tema, ma perché lui ci sta già arrivando, dipende sì. come lo valuti tu. Lo abbiamo corrotto? Noi in realtà sappiamo che filosoficamente noi sappiamo o abbiamo perché solo abbiamo dato quell'ultimo calcio in culo che serviva. Noi sappiamo per consapevolezza, perché abbiamo compreso tramite i nomei, tramite la materia quantica, tramite un sacco di cose, tramite anche la nostra filosofia teporiana o nostra proprio come giocatori, sì. che quello non è corrompere l'occhio, è arrivi all'occhio e sei, devi far crollare, certo. devi arrenderti al fatto che l'universo sta naturalmente finendo. Certo. Magari loro invece hanno interpretato questa cosa non come una consapevolezza di semplice fine, ma loro magari l'hanno interpretato come una malvagità. Di è ostile, è colpa sì, dell'occhio. Sì. Cioè se io arrivo all'occhio finisce l'universo, l'occhio è cattivo, magari. Bellissimo, bellissimo. Dipende come il popolo ha interpretato bellissimo. La cosa. Anche se arrivati a questo dunque, ne abbiamo scoperto il motivo per cui si sono messi in cammino, è il motivo per cui si sono occultati. Ma arrivati a questo dunque, allora cosa sto cercando qui dentro? Lo scoprirò ovviamente. Sono solamente molto colpito dal fatto che sto adesso, se prima ho conosciuto una specie, ora la sto paragonando a un'altra. Vedi? E ne conosci un'altra. E ne conosco un'altra nel mentre, perché da una parte ho gente che ha meno conoscenze tecnologiche, ma una capacità di autointerrogarsi che era 100 volte probabilmente superiore a quella di questi esseri, di cui ancora non so il nome. Dall'altra, ho persone sicuramente più schiette nel punto. Oh, c'è un occhio, ci dà un sacco di potere. Oh, no, aspetta, ci scanna se lo tocchiamo. Cioè, loro non hanno troppi grigi evidentemente in questa roba, ma sono 100 volte avanti a livello tecnologico, tant'è vero che i nomei hanno dovuto fare tutta su una situazione per arrivare al fatto che cosa sarà l'occhio, il viaggio ci arrivi, esplode tutto, loro l'hanno scannerizzato da lontano, sì da lontano, no ragazzi meglio di no. È interessante. Secondo me questo è un primo episodio, nel senso non credo che sì, okay. sì, sì ragazzi pensando. Quindi facciamo un'ultima, cioè tiriamo un attimo le somme di questa roba. Che cosa sto capendo? Piccolo punto, altra sì, cosa, abbiamo tu. Visto che hanno bruciato una chiesa e in effetti alcune diapositive sono bruciate. Quindi probabilmente è in o erano chiesa nella che... chiesa o loro hanno deciso comunque di occultare informazioni. Informazioni, certo. È informazione perché quasi, per come non quasi si sa. Per paura dell'occhio, secondo me. Paura che l'occhio sia un occhio inquisitore, tra virgolette, che quelle cose le possa vedere e prendersela con loro. Forse su quelle diapositive c'erano le loro reali intenzioni nei confronti dell'occhio? O anche cose magari successe che non vuoi far vedere. O cose sai, successe, tante cose, esatto. tante cose. Ma qualsiasi cosa sia... Lo vedremo nel prossimo episodio. Nel prossimo episodio. Cioè, o penso nei prossimi, per Dio. Sì, sì, sì.